Benvenuti picciotti in questo nuovo video di Fangamers alle prese con Jurassic World Evolution 2. Stiamo continuando la serie delle sfide. Se vi siete persi le sfide precedenti, la campagna o la teoria del caos, le trovate nella playlist qua sopra. Oggi tocca ritorno su Isla Nublar. Ritorno su Isla Nublar. Anni dopo l'incidente di Isla Nublar è in corso un'operazione per recuperare un mondo giurassico in rovina. L'isola è costellata da edifici abbandonati da ristrutturare, dinosauri in libertà da rimettere nelle recinzioni per far sì che il parco possa tornare a generare profitti. Riuscirai a trasformare un disastro in opportunità? Immagino già che sarà un casino. Contate iniziare soltanto 1,5 milioni. Infrastrutture preesistenti, dinosauri selvatici, confine di gioco espandibile, sblocco incubatrice rimandato. Paglia. Una specie hanno una caratteristica intelligente, rischio tempesta e malattia moderato e stipendio personale moderato. Si comincia! Obiettivo come sempre 5 stelle. I resti di quello che avrebbe dovuto essere Ma è il più tutto grande distrutto. spettacolo mai visto. Non siamo ancora tornati al punto di partenza, ma manca poco. Pensa a Isla Nublar come a un'occasione per metterti alla prova. Cattura animali allo stato brado, allestisci attrazioni e strutture di ricerca e genera profitti. Detto fatto, no? Ah, se fosse così semplice. Come al solito, progredisci nella ricerca, aumenta le tue entrate, aumenta la tua popolazione parco. C'è qualcosa che manca in questa sfida. Partiamo. Abbiamo un bel po' di roba da aggiustare. Dinosauri da catturare. Il parco perde già un bel po' di soldi, ne abbiamo veramente pochi per partire alla grande. Un po' un casino, raga. I confini al momento sono abbastanza strettini, potremmo fare questa qui come zona erbivori, però dobbiamo aggiustare veramente tutto. Ok, cominciamo da un lato. Mentre ripariamo a destra e sinistra siamo riusciti a chiudere qualche erbivoro qua dentro. Ora le riparazioni costano veramente un botto, quindi stiamo andando poco alla volta e ci stiamo accontentando delle strutture preesistenti, tranne questo centro di risposta in alto. È un po' un casino andare in positivo qui, ma ce l'abbiamo fatta. Andiamo con le varie riparazioni se riusciamo ad andare oltre. Sto riparando anche qualche servizio per capirne l'utilità. Sono tutti servizi grandi, questo è medio. Un bagno. Richiamo al massimo i generatori se non rimaniamo a secco. Messaggio urgente, che è successo? Finanziamento sospetto. Io lo accetterei, ragazzi. Abbiamo bisogno di soldi. Sti cavoli. Guadagniamo un po' di più. Di questo passo potrei prendere lezioni da te, senza dirlo in giro, ovviamente. Cerchiamo di riparare più cose possibili man mano che andiamo avanti. Adesso attiveremo anche di nuovo i trasporti e a una stella e mezzo finalmente ci possiamo espandere. Siamo riusciti?
Questo obiettivo non è da tutti. Ma c'è un ma contratto? Penso che tu possa farcela. Dagli un'occhiata e non deludermi. Ok, adesso assumiamo qualche scienziato. Siamo riusciti, ragazzi, come qui ai T-Rex, anche a noi serve a chiudere gli erbivori in questa zona. C'è un dinosauro fuori? Ma c'è un dinosauro fuori! Comunque, gli erbivori qui e i carnivori qui. È ancora un po' un casino, però già sta cominciando a funzionare il sistema, almeno credo. Che ci fai fuori? Vai, il triceratopo si sente solo, però per il resto è tutto a posto. Di qua i dinosauri come stanno? Questo qua ha bisogno di frutta a guscio alta. L'abbiamo sistemata, gli estiamo subito. Parasauro soddisfatto, anchilosauro ha bisogno di un altro po' di foglie basse. Tutti bisogno di roba diversa. Gallimimus è a posto. Brachiosauro a posto. Okay. Lo abbiamo sedato, portiamolo dentro. La risorsa richiede recupero. Ok. I sedati si lamentano per la mancanza di struttura. Una cosa per volta. Il comfort è basso. Vogliono il sistema di trasporti e gli alloggi. Perché gli alloggi non vanno se so che ci sono? Ma perché fila a benzina gli alloggi. La risorsa è in viaggio. Quanto riguarda le strutture e i trasporti, hanno la monorotaia che dobbiamo sistemare. Dobbiamo sistemare anche i servizi. E tutto, io sistemerei una zona di servizi qua in modo da coprire questa zona. Devo assumere degli scienziati. Consegna assumiamoli completata. Adesso scienziato che ci permette di sbloccare un po' di roba. Questo qua in logistica mi sembra un buono scienziato, questo qua in genetica mi sembra un buono scienziato, qualcuno con una bella valutazione benessere. Beh, un 3 ci accontentiamo. Anche questo lavoro, come altri, può essere bello da logistica. Morire. Letteralmente, nel nostro caso. Per questo festeggiamo ogni vittoria. Ben fatto. Ok, il momento di ricercare struttura paleomedica è quello che ci serviva. Perfetto. Centro del personale. Ok. Recinzioni. Ok. Va bene. Abbiamo fatto un po' di ricerche e ci siamo portati avanti. Queste le ricercheremo dopo. Comandi ripresi. Facciamo il piano. Non siamo messi male. Non siamo messi male. Adesso c'è da sistemare queste zone inutilizzate, sistemare i servizi e vedere un pochino come organizzare le centrali elettriche. E poi dire che questa è una buona zona chiusa e sistemata, perché il parco comunque guadagna già abbastanza. Non c'è stato nessun dubbio sulle quattro tue stelle, capacità che roba. Io non abbia segnalato nei miei rapporti. So però ammettere quando mi sbaglio, e grazie all'opzione elimina, non devo ammetterlo mai. Continua così, la mia cartella rapporti ormai è quasi vuota. Volevo solo ringraziarti per aver conseguito l'ultimo obiettivo. Sei in gamba. Di questo passo, la gestione di tutto il parco sarà presto nelle tue mani. A dire il vero, sembra quasi che sia già così. Ok, tanti complimenti ragazzi, il parco va alla grande, abbiamo sistemato quasi tutto. Allora, facendo un po' il check della situazione, abbiamo qua i Velociraptor, perché allargandosi i confini del parco ci ha trovato dei Velociraptor, qua un Baryonyx e qua un T-Rex. Dove sei? Ve li faccio vedere. Eccolo qua il nostro T-Rex.
Vedete che bravo e soddisfatto. Qua abbiamo i velociraptor. Vediamo se riesco a farvene vedere qualcuno. Sono tutti intelligenti, quindi molto molto pericolosi. Lui è l'alfa. E qua abbiamo il Baryonyx, che non so dove è andato. Dove si è andato? Ah, sta mangiando. Ok, che è un piscivoro. E qua abbiamo tutti gli erbivori. L'espansione parco, qui abbiamo tolto queste gabbie inutili al centro. L'espansione parco ci ha dato questa Dovrei zona in farlo più. persino io questo lavoro, quindi immagino possa occupartene anche tu. Leggi i dettagli dell'obiettivo e poi via, scattare o schiattare. Ci ha dato questa Capita? zona in più. Adesso dobbiamo ancora mettere il centro spedizioni. Più dino, più soldi. È questo il mio mantra. Che ancora dobbiamo ricercare e partire con tutto il resto. Allora, dobbiamo avere miglioramento costi, che è questo. Perfetto, facciamolo subito. E poi andiamo a ricercare tutti quelli che sono i nostri dinosauri, perché ancora non ne abbiamo fatto nessuno noi personalmente. Questi qua sono troppo furbetti, eh? C'ho paura che scappano. Guardalo, ci prova. Meno male che abbiamo messo le recinzioni a 5, quella più potente di tutte. E questa qua è la nostra situazione. Mamma mia, quanta energia consumiamo. No, non voglio commentare. Dobbiamo avere qualche miglioramento come scanner, perfetto. Ancora non abbiamo sbloccato. Attiviamo il miglioramento scanner anche qui. Dovremmo avere anche dei miglioramenti qui. No, ancora no. Per quanto riguarda gli scienziati, qualcosa l'abbiamo sbloccata. Velocità del riposo, ottimo. Qua ancora niente. Ok. Stiamo per completare finalmente. Possiamo fare il nostro centro di spedizione. Però allo stesso tempo voglio aumentare anche la ricerca degli scienziati. E anche questa è la struttura paleomedica, non è male. Comunque la situazione in questo parco, da quello che ho capito, è difficile inizialmente, però poi piano piano si va a tranquillizzare. Io sto ottenendo più o meno tutto quello che già il gioco mi dava di per sé. Abbiamo qualcuno che si è rotto qualcosa? No. Tutto quello che il gioco mi dava per sé, applicando semplicemente dei miglioramenti. L'obiettivo iniziale, ragazzi, è sempre fare delle gabbie belle resistenti per gli erbivori e poi andare a fare la stessa cosa anche per i carnivori, che all'inizio ho lasciato un pochino liberi, però Nessuno piace un dinosauro malato, tantomeno a me. vabbè. I Vogliamo nostri pensare a curare cuccioli questo povero hanno animale? preso il vaiolo aviare, ragazzi, è una delle malattie più rompiscatole di questo gioco, perché dovremmo isolarli, porca miseria. È il momento però giusto per fare anche la nostra incubatrice, potremmo metterla qui. Dovremmo fare la nostra incubatrice qui, tipo. E isolare tutti i nostri cucciolotti. Cosa? Sto facendo tutte le gabbie rotonde, una cosa che io a livello visivo non posso veramente vedere, ragazzi. Cancello, uno qui, uno qui, uno qui, mettiamo un po' meno alberi, va bene anche così, mangiatoia per tutti, casomai dovrebbero venirci dei carnivori, e addormentiamo i nostri cucciolotti. Ora abbiamo un problema, io ho fatto un centro di risposta solo, mentre di solito ne faccio almeno un paio. Facciamo questo centro di risposta qui. Viaggio. Mi fa addormentare gli altri, ok. Devo addormentare anche questi. Dai. La consegna è stata completata. Intanto spostiamo quei due. Risorsa da recuperare.
Jesse mi torna a casa. Oh, piccola ragatina. Ma continuano a passarlo a tutti gli altri dinosauri, però. Stiamo trasportando la risorsa. Trasporto risorsa in corso. Qualche secondo di isolamento e dovrebbero essere curati. Trasporto in corso. Infatti 15 secondi isolati, perfetto. E lo sono. Qua perché l'avete addormentato? Stavo usando il furbetto e il velociraptor. Mostriamo i fossili. Abbiamo ancora qualcosa dello struzio Mimus. Andiamo avanti. E Consegna completata. vediamo. Ne approfittiamo per vedere un po'. Non abbiamo genomi di un bel niente. L'ho presa veramente comoda questa partita, ragazzi. Veramente, veramente comodissima. Sono qualche struzio Mimus, dai. Oh, abbiamo sbloccato la cura per il vaiolo aviare nel frattempo. Perfetto. I lotti di Struzio Mimus sono pronti. Vabbè, questi escono sempre un po' agitati. Ok. Li libereremo direttamente da questo lato. Direi ne abbiamo di meno. Vabbè, che dici? Andiamo a curare un po' di dinosauri? Forza. Ecco, la sei capito. Vai a dare una mano anche tu! Ah, stai medicando quello. E poi vai a medicare questi, forza. Dai, 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 che abbiamo trovato finalmente la cura. Abbiamo sbloccato anche il vaccino, io lo farei. È una rottura di scatole. Una delle malattie più rompiscatole di tutti, liberiamo gli Struzio Mimus. Speriamo in questa zona, che qui abbiamo In meno viaggio per dinosauri. la raccolta della risorsa. Ben 11 sulla laguna. Vedete, Risorsa qui ce l'abbiamo consegnata. già pronta, quindi perché non sfruttarla? La domanda è, no? Vediamo la ricerca, a che punto è con i nostri rettili marini. Ok, possiamo cercare il mosasauro e qualcos'altro. Ok, intanto cerchiamo questo. E andiamo a Il trasporto vedere della risorsa qualche è stato completato. spedizione di rettili. Dovrebbero essere in questa zona. Ittiosaurus, sì, me lo ricordo, questo ragazzi dovrebbe essere quelli che è La molto consegna è stata simile completata. a tipo un delfino e ci vorrebbero anche quelle per la laguna che dobbiamo sbloccare. Suicina struttura incubatrice, ciò che l'abbiamo appena fatto. Abbiamo finalmente sbloccato anche le attrazioni, queste qua a cupola. Ottimo. Potremmo metterle tipo in queste zone. Un paio di T-Rex, dai. Non si sposano i carnotauri. Uno. Dovrebbero spostare lontani. Lontani dalla zona che non si sa mai. Possibilità di fare un lavoretto in più. Andiamo qua. Anche La ferita questo riportata da questo andiamo. dinosauro Chi è sembra che è ferito? superficiale. A ogni modo, meglio non trascurarla. Sì, adesso Diamo a vanno i questo ragazzi. animale le cure che si merita. Adesso vanno allarme tempesta. Adesso andiamo, rifugi scienziati. Ripara subito i rifugi. Questo qua bisogna farlo sempre perché sennò rimani con i rifugi fregati. Poi bisogna
Mandare tutti a riposo, se ogni volta costa un bel po'. Apriamo i rifugi e prepariamoci a sistemare i danni. Oh no. Oh, l'avevamo appena costruita quella. Dai, che altro abbiamo rotto? Un ripetitore. Ok, sembra tutto a posto. Abbiamo superato anche la tempesta. Stavo dicendo che era il momento di fare qualche punto d'osservazione della laguna che abbiamo sbloccato. Perfetto, tanti soldi però non ci manca. Qua non abbiamo nessuno. Oh, ci sono due con le gambe rotte. Vedete in alto l'allarme? Che malato. Non ho aperto i rifugi, stiamo perdendo soldi. Ok. Eh sì. Questo che malattia aveva? Raffreddore per bisogni non soddisfatti. Manca un po' di frutta bassa. Fra, ma te la trovi la frutta bassa? Non mi rompere i maroni. Vieni, ne metto un altro po' qua. Ok. Questa era da curare nella struttura. Dirigiamo L'impegno verso non il manca, ci fortificatore. sono sempre 2000 cose da fare, ragazzi, 2000 cose da fare. Va bene, cerchiamo qui qualche cucciolone da liberare nella nostra laguna Inizio trasporto risorsa. gigantesca e poi andiamo Potresti avanti. pensare che trovarti accanto a un Di dinosauro in pensare carne e cosa? ossa sia abbastanza. Eppure la gente vuole sempre di più. Ci servono attrazioni più emozionanti. Ci stiamo provando. Ho visto che questo tipo di attrazione è una cosa molto Trasporto carina. Si risorsa può iniziato. fare anche tipo interno all'acqua. Guardate che figata. Io direi di fare tipo uno. E in più di fare anche qualche Trasporto attrazione risorsa iniziato. normale. Dov'è? Che la facciamo qua. La risorsa è stata consegnata. I nostri rettili marini stanno Trasporto andando risorsa avanti. effettuato. Abbiamo ricercato anche questo qua che è tipo un alligatore, no? Bellissimo. Ora andiamo avanti anche nelle spedizioni, vediamo se ci sono altri rettili marini che conosciamo. Elasmosauro. Non mi ricordo sinceramente se era Consegna un risorsa rettile confermata. marino o no. Andiamo avanti con. Allora, possiamo fare un bel po', sistemiamo il genoma. Intollerante. Molto tollerante. Una volta sistemato il genoma, possiamo andare a fare i primi. Risorsa. Faremo qualche lotto. Abbiamo il plesiosauro, che è un po' asociale e non in forma, che richiede ricerca, quindi quella faremo. E poi, ah no, ne devo liberare prima due. Poi abbiamo questo qui che è una specie di super mega alligatore. È un po' affamato e un po' vulnerabile. Ok,
Dobbiamo sempre liberarne qualcuno. Li liberiamo tutti insieme e quello che succede, succede. Cioè, la laguna ce n'è una, ragazzi. Questa sfida La risorsa è stata è cominciata trasportata. con una struttura preesistente incasinata. E quindi mi sono sinceramente seccato a risistemarla tutta. Ictiosauri pronti. Era da un bel po' che non liberavamo qualche marino. Sono belli questi delfini preistorici. Ne abbiamo ben due lotti. Mentre i dinosauri regnavano sulla Terra, altri animali dominavano i mari. Prendi l'Ichthyosaurus, l'esempio perfetto di ciò che dicevo. Ha una grande pinna dorsale, un po' come i delfini. Anzi, forse è più come gli squali. Veramente bello. Dobbiamo mettergli un po' di pappa, vediamo se già l'abbiamo sbloccata. Sì. Ecco qua qualche altro rettile marino da liberare, i plesiosauri, che sono quella che sembrano delle tartarughe marine senza guscio. Due sono non in forma, ma è perché per sbloccare questa modifica del genoma dovevamo liberarne per forza due non in forza. E poi voglio fare gli alligatori e buttarli nel mezzo come papà, sinceramente. Vediamo che succede. C'è il robottino lì che controlla i cuccioli. Liberiamo anche gli altri. Sono molto carini, eh? Era da un bel po' che non facevo dei rettili marini così. Adesso, nell'incubatrice, vediamo di portare avanti questo genoma che è affamato, che non possiamo farlo finché non liberiamo almeno uno con la caratteristica da affamato. Ed è anche vulnerabile. Vediamo se almeno questo lo possiamo sistemare dalla ricerca. Neanche questo, dobbiamo liberarne due. Quindi come va, ragazzi? Dobbiamo liberarli proprio così. Dobbiamo liberarli così come vanno. Mentre ci portiamo avanti con i Liopleurodon, che sono gli alligatori, sono pronti anche i nostri Carnotauri, che vi mostro subito. Bello, con la colorazione sul rosso sono i più belli di tutti. Non mi ricordo se l'ho fatti di due livrei diversi oppure no, adesso non mi ricordo. Un po' incavolati, ragazzuoli. Liberiamo anche gli altri. Stupendi però, veramente stupendi. Se li addormentiamo e li portiamo nella loro cuccetta. Liberiamo? Consegna risorsa confermata. Dai, via. Mia, sono proprio coccodrilli, alligatori, come volete chiamarli voi, co ma con le pinne, sono bellissimi. Questo qua si piazza proprio davanti alla camera. Ma sono stupidi, si mangeranno tutti gli altri dinosauri, secondo me. Mangeranno tutti. O forse no. Speriamo bene. Aspetta, ma fa vedere proprio così. Ah, no, mi fa vedere sia la visuale da sotto che da sopra. Stupenda questa cosa, ragazzi. La colorazione è molto bella. Mi è piaciuto. Promosso. Abbiamo sbloccato la sfida del metabolismo. Ok, abbiamo mandato avanti qualche ricerca. Abbiamo altri fossili. Ok. Loritan, perfetto anche questo. E siamo messi quasi a 5 stelle, ragazzi. Non so chi sono i malati. Dove sono i malati? Hanno troppe poche foglie basse.
Dovrò riprendersi a momenti. Ragazzi, ci manca pochissimo alla votazione 5 stelle, grazie ai nostri marini. Vedo che mancano delle coperture cibo e comunque si parla di pochi spicci per aumentare, quindi direi che è il momento di sistemare i nostri servizi, mettendo magari dei servizi medi, va benissimo anche quelli medi, e coprendo le aree scoperte in modo da guadagnare tanti soldini. No, qua c'è traliccio. Ok. Configuriamole, penso che con voi non le ho configurate quasi mai, comunque più cose avete sbloccate meglio è. Con meno attrezzatura arrivate all'obiettivo dei clienti meglio è. La risorsa è stata recuperata. Si dice che faccio quasi sempre l'acquario e poi l'esposizione scheletri o questo, avete visto? Si guadagna un botto. Qua anche quello dello shopping. Mettiamoglielo qua. Perfetto. Vediamo se hanno bisogno di altri servizi, perché secondo me con i servizi ci arriviamo subito. C'è Ecco. ragione di festeggiare. Mancavano veramente E la pochi ragione spicci. sei tu. Grazie mille. Stavolta l'abbiamo fatto veramente velocemente in 5 ore e 49, perché non ci siamo messi a impazzire in chissà che cose particolari, ma sono bellissime, ragazzi, queste. D'ora in poi sarò sempre queste cupole per la laguna. Abbiamo messo un bel po' di rettili, un bel po' di carnivori e un bel po' di erbivori. La prossima volta ci concentriamo sui volanti, sempre se la sfida ce lo permette. Servizi avremmo potuto spaziare ancora in tante zone, tipo qui e lì, per guadagnare ancora di più. Questa zona l'abbiamo sfruttata per niente. Comunque è stata una bella sfida, soprattutto molto complicata nella fase iniziale. Ecco il mio spuntino serale, perché ci siamo fatti queste 5 ore durante tutta la giornata. Vi saluto e vi dico che con questo video abbiamo finito. Vi ringrazio tantissimo per averlo visto tutto. Se non l'avete ancora fatto, lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale, seguitemi in tutti i link che trovate in descrizione e ci becchiamo con la prossima sfida nel deserto. Io la sto giocando ad agosto e quindi è il tempo perfetto per giocarla. Voi quando la state guardando, scrivetemelo nei commenti. Al prossimo video!